Ciao ragazzi, bentornati sul canale Extreme Hardware. Io sono Marco e oggi andremo a parlare del nuovo Suunto 9 Peak GPS, uno smartwatch che prende tutti i dettagli, tutte le caratteristiche del Suunto 9 Baro, come per esempio i profili per lo sport, quali addirittura anche il nuoto in acqua aperta oppure a modalità triathlon, oltre ovviamente anche al barometro, alla resistenza fino a 100 metri di profondità sott'acqua, a un display in cristallo zaffiro e alla cassa in acciaio inossidabile. Il tutto in un orologio molto più compatto dal design ricercato e minimalista. Infine Suunto nel Suunto 9 Peak GPS, ma anche nel Suunto 9 Baro con gli ultimi aggiornamenti firmware, ha integrato anche una funzione che viene chiamata Snap to Root GPS, che ci permette di avere una precisione molto più dettagliata e delle tracce molto più precise se abitiamo in delle zone o andiamo a fare delle attività sportive in zone dove la copertura GPS è un pochino ballerina, come per esempio in grandi città dove i grattacieli coprono molto il segnale GPS. Ricordiamo comunque che tutte queste caratteristiche le troviamo anche, come abbiamo detto, nel Suunto 9 Baro grazie agli ultimi aggiornamenti firmware. Nel video di oggi andremo a parlare di tutte le features del Suunto 9 Peak, come si comporta durante gli sport, sul rilevamento del battito cardiaco, sulla correttezza del GPS, dell'altimetro e molto altro. Come sempre, se le informazioni che hai trovato in questo video ti sono piaciute, sono interessanti, semplicemente ti è piaciuto il video, metti un like e iscriviti al nostro canale, mi farebbe un enorme piacere. Con il Suunto 9 Peak, Suunto ha ridimensionato di molto il Suunto 9 Baro, che oggettivamente era un orologio dalle dimensioni molto generose, in un form factor che è decisamente più compatto ed elegante. La versione che abbiamo noi in prova è la Granite Blue Titanium, una del colore della cassa in acciaio inossidabile non verniciata, con il cinturino in silicone di colore blu scuro che ben si adatta a qualsiasi tipologia di polso ed è molto comodo da portare. Come abbiamo già detto, il Suunto 9 Peak è resistente fino a 100 metri di profondità in acqua e da un display protetto da cristallo zaffiro che dovrebbe garantirci un'ottima durabilità. Il suo display da 1,2 pollici di dimensione leggermente più piccolo di quello del Suunto 9 Baro e la cornice attorno al display LCD secondo me è un pelino troppo grande in rapporto proprio alla dimensione del display stesso. Un punto di forza comunque di questo display è la visibilità all'esterno e particolarmente sotto la luce del sole. Un pochino meno visibile è sicuramente all'interno, comunque sia in zone buie, anche se il Suunto 9 Peak ha a disposizione un sensore di luminosità ambientale che permetterà di regolare automaticamente la luminosità dell'orologio stesso quando siamo in condizioni di scarsa luminosità. E generalmente comunque questo è un orologio che si può, se la retroilluminazione del display si accende con il movimento del polso. L'interazione con l'orologio avviene in un mix tra il touchscreen e i pulsanti fisici. Sul lato orologio, infatti, troviamo tre pulsanti che ci permettono di scorrere su e giù per il menu con i tasti superiore ed inferiore, mentre il tasto centrale è destinato alla selezione o a sottomenu opzioni, mantenendo premuto un pochino più a lungo il tasto stesso. Per tornare indietro, invece, dovremo comunque sempre andare a fare uno swipe da sinistra verso destra, sul touchscreen stesso dell'orologio. Sono rimasto veramente molto colpito dalla precisione e dalla qualità dei tasti stessi, che risultano molto precisi e con un suono che dà garanzia di qualità. A differenza di altri tasti, di altri orologi che danno un pochino quel senso poco premium dell'orologio, poco qualitativo. Un ulteriore punto a favore di questi tasti è la loro posizione. Infatti li troviamo posizionati molto in basso rispetto alla cassa stessa dell'orologio, quasi a contatto con la pelle. Questo fa sì che difficilmente si piglieranno nei vestiti o nell'indossare con uno zaino, anche se lo portiamo come me sul polso sinistro, non daranno assolutamente fastidio nell'uso quotidiano. Questo è stato proprio uno dei punti su cui si è focalizzata Suunto nella progettazione del Pink e hanno centrato in pieno l'obiettivo. La reattività del touchscreen è buona, come è buona in generale la reattività di tutto l'orologio. Qualche attimo lo dovremo aspettare in più quando dobbiamo passare, per esempio, dalla schermata centrale, la schermata home principale dell'orologio, a qualsiasi altra schermata del sottomenu.
Il Sunto 9 monta il nuovo sensore di battito cardiaco, che Sunto chiama Life IQ, che ci permetterà di misurare anche il grado di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Noi non abbiamo un sensore medico, comunque sia un sensore a dito che ci permette di confrontare l'accuratezza del Sunto 9 G-Peak con un attrezzo di natura medicale. Ma per esempio se andiamo a vedere la recensione del Sunto 9 Peak fatta da Desfit, vediamo come sia molto preciso e simile come risultato. Per mia esperienza devo dire che quando volessimo misurare la saturazione dell'ossigeno dobbiamo tenere il polso veramente veramente fermo, il braccio veramente fermo, perché qualsiasi movimento andrà ad implicare, ad inficiare la lettura del sensore ottico, del sensore dell'orologio stesso. Passiamo ora ad analizzare velocemente l'interfaccia grafica. Premendo il tasto inferiore entreremo nel settore dedicato a widget dove troveremo diversi tipi di informazioni come il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue. Più in dettaglio andremo a vedere l'andamento del battito cardiaco nel tempo ed il consumo di calorie per ora. Il widget successivo ci mostra il nostro stato di stress. Ora ad esempio l'orologio mi dice che sono stressato ma potrebbe dire qualsiasi altra cosa come ad esempio che siamo in training. Sul lato esterno vediamo un indicatore grafico ad anello che ci mostra velocemente il nostro livello di risorse, ma se entriamo nel dettaglio vediamo un grafico a barre che ci mostra l'andamento nel tempo, molto simile come idea a quella del battery body di Garmin che mostra lo stato della nostra energia durante il giorno. Nella schermata successiva troviamo il contapassi ed il conto delle calorie bruciate, ma anche il grafico degli ultimi 7 giorni. Quindi abbiamo la durata del nostro allenamento odierno ed il tempo di recupero necessario dell'attività appena conclusa. Abbiamo quindi l'andamento della settimana corrente, in questa sezione del grafico partirà sempre dal lunedì per chiudersi la domenica, oppure il grafico degli ultimi 7 giorni solari. Avremo quindi l'indicatore dell'altitudine e della temperatura ambientale, come il grafico nel tempo, sia dell'altitudine sia della pressione stessa ambientale. Il Sunto 9 Peak può monitorare anche il sonno. Qualche informazione in più la troviamo nell'app, anche se comunque non è così approfondita come potremmo trovare in altri orologi della concorrenza. Infine troviamo il valore del VO2 Max, che abbiamo trovato comunque molto più basso rispetto a valori riportati da altri dispositivi. Il VO2 Max comunque ricordiamolo che è un valore definito da un algoritmo, quindi non sappiamo esattamente come va a calcolarlo Sunto. Cerchiamo di verificare sempre che almeno questo numero non diminuisca principalmente dopo la nostra attività fisica. Premendo il tasto superiore alla schermata principale entreremo nella sezione dedicata agli allenamenti, troveremo tutti i profili di esercizi e ce ne sono veramente tanti. Partendo da quelli standard che ci aspettiamo da qualsiasi sportwatch fino ad arrivare a profili dedicati al nuoto in acqua aperte o alla modalità triathlon. Nella schermata successiva avremo il menu di navigazione dove troveremo i punti di interesse, gli itinerari salvati, informazioni sulla nostra posizione, la bussola e le informazioni sulla navigazione. Quindi il registro delle attività svolte e qui il Sunto Peak non brilla in fluidità, come possiamo vedere e come ci aspetteremo da un orologio uscito nel 2021. Le ultime due schermate sono quelle relative al timer e al menu impostazioni. Una piccola annotazione è che il Sunto 9 Peak può associarsi con alcuni tracker, ma solo tramite via Bluetooth e non via Ant Plus. Lato smartwatch, beh in realtà questo ha un po' poco di smartwatch questo Sunto, infatti possiamo ricevere notifiche dal telefono senza poter interagire in alcun modo, non abbiamo la possibilità di caricare canzoni all'interno, mentre possiamo con l'ultimo aggiornamento firmware andare a skippare avanti e indietro, a mettere in pausa l'esecuzione delle canzoni che comunque dovremmo far partire dal nostro telefono. Quindi se noi volessimo ascoltare la musica mentre facciamo attività sportiva, purtroppo dovremmo sempre portarci dietro il telefono. Come già detto all'inizio, il Sunto nel 9 Peak ha inserito una nuova funzione che tra l'altro troviamo anche nel Sunto 9 Baro con gli ultimi aggiornamenti firmware che si chiama Snap to Root.
Essenzialmente cosa fa? Noi possiamo caricare all'interno dell'orologio una traccia e l'orologio seguirà passo passo questa traccia utilizzando anche il sensore GPS, ma non seguirà la traccia creata dal sensore GPS. Questo sarà molto comodo nel caso di utilizzo dell'orologio all'interno di aree dove il segnale GPS sarà scarso o comunque sia molto debole, come per esempio in città con grandi grattacieli, oppure per esempio ci potrà tornare molto comodo in gare dove noi potremo andare a caricare il tracciato della gara stessa all'interno dell'orologio e poter seguire il tracciato ed essere molto più precisi come passo di gara anziché seguire la traccia GPS che alcune volte potrebbe essere punto ballerina o comunque variare di qualche metro. Per quanto riguarda la durata della batteria, Assunto dichiara circa 120 ore di GPS tracking e 170 ore di maximum battery life in modalità tour, che corrispondono a circa 7 giorni continuativi con notifiche e monitoraggio 24 ore su 24, mentre addirittura fino a 14 giorni in modalità oraria, quindi senza notifiche, tracking e monitoraggio. Dichiarazione a parte, ho avuto la possibilità di testare questo orologio per quasi un mese e possiamo dire che i dati che ci ha mostrato Assunto durante la presentazione sono effettivamente reali o comunque si avvicinano molto alla realtà. Infatti più di una volta sono riuscito a fare quasi 7 giorni di batteria con circa 50 minuti, un'ora di allenamento al giorno, quindi con tracking, notifiche e quant'altro. Un'altra chicca che Assunto ha inserito all'interno di questo orologio è la modalità Fast Charging, che ci permetterà di ricaricare l'orologio Assunto 9 Peak in circa un'ora, poco più di un'ora, da scarico al 100%. Passiamo ora a parlare dell'accuratezza del segnale GPS. Analizzando le corse e le uscite trail tracking che ho fatto, possiamo vedere come le tracce siano abbastanza coerenti con il percorso fatto. Qualche piccolo scostamento lo possiamo trovare, ma in generale sono rimasto molto soddisfatto. Se avessi attivato la funzionalità Snap to Route e quindi avessi caricato il percorso, il tracciato che sarei andato a fare sull'orologio, nel caso in cui l'orologio sarebbe appunto intervenuto applicando una correzione automatica ai dati inseriti e ai dati non corretti registrati dal GPS, e la traccia registrata sarebbe stata fedele al percorso fatto e a quanto effettivamente percorso. Ancora meglio lo possiamo vedere nei percorsi trail fatti, dove si è messo a confronto con la traccia GPS registrata dal cellulare tramite l'applicazione Wikiloc, possiamo vedere come siano esattamente sovrapponibili. Tiriamo le somme ora con l'Assunto 9 Peak. Voglio partire da un appunto che mi sono preso durante la presentazione fatta da Assunto stessa. Questo orologio è stato costruito con un'attenzione particolare all'ambiente. Assunto ha voluto dedicare infatti dettagli molto importanti per il 9 Peak. Infatti l'orologio è completamente smontabile e riparabile e i componenti sono riparabili e o riciclabili. Un altro dettaglio molto importante è la capacità di Assunto 9 Peak di potersi aggiornare via OTA, quindi tramite l'applicazione. Quindi non dovremo più collegare l'orologio al computer, al Mac o al nostro portatile per aggiornarlo, ma si aggiornerà in automatico tramite l'applicazione. Se Assunto 7 non mi era praticamente piaciuto perché voleva essere uno smartwatch e uno sportwatch insieme, alla fine non era né l'uno né l'altro, qui siamo di fronte ad un vero sportwatch con qualche velleità smart. La qualità costruttiva è ottima, la ricezione del GPS è fantastica, in generale la velocità dell'orologio stesso è molto buona. In una piccola nota negativa, per quanto mi riguarda, la trovo nel sistema di chiusura del cinturino con il pin che si va ad incastrare in questi buchi una volta che vogliamo chiuderlo. Onestamente lo trovo un pochino più comodo il sistema con il classico anello, con il picanello, perché lo trovo più sicuro, evitiamo che si appigli da qualche parte il cinturino e si stacchi, cosa che è successa più di una volta. Peccato inoltre anche l'assenza della possibilità di caricare le canzoni sul cellulare stesso, quindi dovremmo sempre portare dietro l'orologio, il cellulare, se volessimo ascoltare le canzoni mentre facciamo attività sportiva. Al momento il prezzo del Assunto 9 Peak su Amazon, quindi come prezzo ufficiale, siamo intorno ai 699€, 700€, ma lo troviamo anche a prezzi un pochino più scontati su siti come Nincini Sport o altri siti specializzati di sport, infatti lo troviamo intorno a 570€. Con l'arrivo del Black Friday sicuramente troveremo delle occasioni ancora più scontate per poterlo acquistare,
e ritengo che una cifra, se riusciamo a trovare intorno ai 450-500 euro, sarebbe veramente un ottimo affare. Come sempre, tutte le nostre recensioni non sono sponsorizzate e Sunto non ha avuto modo di conoscere il testo e di vedere il video della recensione prima dell'uscita. Se vuoi vedere altri video come questo, metti un commento qua sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!